Abbiamo organizzato questa iniziativa comunque per richiedere chiarezza, trasparenza. Vogliamo sapere tutte le cose che non tornano, perché un ragazzo di 25 anni non può morire in questo modo, svolgendo un suo dovere alla fine. Veramente assurdo, non ci diamo ancora spiegazioni. Il perché stava in una macchina con bombole, totalmente batterie, tante cose che non si sa nemmeno se si rispettano le norme di sicurezza. Queste cose sono tutte domande che in orari di punta con 30 gradi, anche di più sulla tangenziale, una zona comunque a livello di mobilità molto trafficata, sono tante i dubbi e sono tanti gli interrogativi che ci poniamo e non riusciamo a darci delle risposte. Io l'ho visto la sera prima, e era turbato, ma mai ovviamente a pensare che potesse succedere poi una tragedia del genere. Era ansioso di tornare presto perché doveva l'indomani scendere presto per fare questo servizio, lui lo chiamava così, però sono troppe le domande che non ci tornano e che abbiamo diritto di quantomeno di avere risposte, poi da chi non lo sappiamo, però è giusto che comunque per la famiglia in primis e per noi ci siano delle risposte. Inconsapevolmente magari era turbato da questo esperimento, nel senso che lui non era super felice di farlo perché non era il suo obiettivo, il suo sogno, però appunto in Italia i tirocinanti sono tra mille virgolette costretti a fare determinate cose che magari non gli spettano, giusto per fare presto e conseguire al più presto la laurea, quindi uno è portato più a dire sì che a dire no.